Science. Pauline, 27 anni, parigina. Segni particolari? Fumatrice. Un vizio contro cui ha deciso di combattere tentando l'esperienza dell'ipnosi. Immaginez une situation. Il medico accompagna lentamente Pauline nella cosiddetta fase di induzione per avviare la comunicazione con l'inconscio della paziente. La sigaretta si materializza in una penna nella mano di Pauline. La giovane, sotto effetto di ipnosi, la lascia cadere. È il segnale che sta reagendo bene alla terapia. I risultati scientifici fin qui ottenuti dicono che l'ipnosi può aiutare i fumatori a rinunciare alla sigaretta nel 35% dei casi, a condizione che siano seguiti da un medico. Poiché sono tecniche molto efficaci e possono veramente aiutare i pazienti, esse attirano tutta una serie di personaggi che non sono professionisti della medicina. All'ospedale Saint-Joseph di Parigi si sta andando ancora più lontano con l'ausilio dell'ipnosi. Viene praticata in sala operatoria. On passe des images. On passe des images comme on passe sur un iPhone. On les arrête. Questo paziente deve essere sottoposto ad un complesso intervento chirurgico alla carotide. L'ipnosi diventa complementare all'anestesia locale. Per noi è di gran conforto il fatto che il paziente non si agiti, non si innervosisca, non si muova e non senta piccoli dolori. È veramente importante, l'intervento viene eseguito come se fosse stata fatta un'anestesia totale. Dopo secoli di diffidenza in campo scientifico, l'ipnosi trova ormai applicazione nei più svariati campi medici. Simplement respirer.